Quasi 100 metri di fronte franoso, un salto di acqua e fango di quasi 50 metri, sono questi i numeri importanti del distacco, come lo definisce tecnicamente Angelo Maccari, dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Castrovillari, mentre nel suo ufficio, dopo il sopralluogo sulla vallata che guarda la Madonna del Castello, visiona le carte e richiama alla mente le premonizioni scritte agli enti preposti diversi anni fa. Sotto il muretto che delimita la salita finale del santuario della Madonna del Castello, lato nord, per intendersi, non esiste più la terra. La stradina che girava attorno al santuario dal basso e le zone di terreno circostanti non ci sono più. Tutto sceso giù a valle. La rete fognaria che ora butta acqua a cielo aperto visibile da lontano, 50 metri di stradina bianca che era sotto il santuario, i lavori di regimentazione della rete fognaria che alcune ditte stavano finendo di definire nella parte a valle. Tutto sepolto e cancellato da questo importante distacco che mette di sicuro per ora a rischio l'accesso al santuario della Madonna del Castello. Strada per ora chiusa e forse lo resterà per molto, dato che la frana lambisce il muretto di cinta che porta fino alla chiesa cara a tutti i castrovillaresi. Ma non ci sarebbe pericolo per ora per la stabilità del santuario, ma di certo si dovrà intervenire presto. Ma come in tutte le vicende di questo tipo, c'è qualcuno che afferma: l'avevamo previsto, purtroppo nel silenzio degli enti preposti. E questa volta è l'architetto Angelo Maccari ad avere il compito del profeta. Prende il grande fascicolo sul dissesto idrogeologico che riguarda la città e la zona antica in particolare, e sfogliando le carte e riguardando le immagini trova quelle dei primi solleciti alla provincia di Cosenza, prefettura, autorità di bacino, protezione civile, organi regionali e provinciali. Era il 13 febbraio 2009 quando, proprio dove oggi è avvenuta l'emergenza, si registrava un primo leggero distacco. Pochi giorni dopo, una carta ufficiale del comune, Nicola Laudaddio, responsabile dell'ufficio idrico integrato, Angelo Maccari, dirigendo ufficio tecnico, il sindaco Franco Blaiotta, scrissero alle autorità preposte per segnalare che il costone, oggi venuto giù, era fortemente a rischio, insieme ad altri due che saranno segnalati altresì, senza risposta né sopralluogo alcuno di nessun ente interpellato. Già nel gennaio dello scorso anno Maccari aveva segnalato la cosa alle autorità preposte e continui solleciti furono ripetuti il 18 febbraio 2009, il 13 ottobre 2009, il 19 febbraio 2010, tutti senza risposta, solo il silenzio. E di recente, nell'aggiornamento di ben 4 schede tecniche inviate ai livelli provinciali e regionali, venne di nuovo attenzionata la parte che oggi ha collassato sotto il peso dell'acqua che è stata assorbita da un terreno che non ha più retto. Ora però servono misure urgenti per evitare che questa, che ora è un'emergenza conclamata e scritta da diverso tempo, diventi un disastro a cui non si possa porre rimedio. Non potrà certo il comune da solo porre mano all'imponente muro di terra che è venuto giù e che va consolidato, ma che qualcuno dopo oggi si svegli per evitare che la civite intera, cara a tanti castrovillaresi, e il santuario della Madonna del Castello e il resto attorno possano scomparire sotto il peso del silenzio e della responsabilità di coloro che hanno il dovere di fare qualcosa.